Dall'inizio dell'anno un gruppo di giovani studenti portatori di disabilità non frequenta la scuola per assenza del servizio di trasporto comunale. La denuncia arriva dalle mamme, dalla presidente del comitato cittadino Superabili, che spiega come la situazione si ripresenti di anno in anno, facendo di fatto perdere ai ragazzi diverse settimane di scuola, con le immaginabili ripercussioni sul fronte non solo scolastico ma umano. Non hanno iniziato l'anno scolastico come lo scorso anno e gli anni precedenti perché il comune non si è adoperato a far partire il servizio, nonostante le famiglie abbiano presentato per i tempi prestabiliti la richiesta, consegnando tutta la documentazione dovuta, i ragazzi sono ancora a casa. Vogliamo che il servizio venga attivato subito. Ho parlato con un referente alla pubblica istruzione che sta organizzando il servizio, chiedendo il perché è stato riaperto il bando, perché la cosa strana è che il bando si era chiuso al 16 d'agosto, improvvisamente è stato riaperto portando la scadenza al 30 settembre con la motivazione che non erano arrivate un numero sufficiente di richieste idonee a far partire il servizio. Io mi chiedo, è impossibile, perché le famiglie lo hanno richiesto, sono sempre le stesse famiglie che vanno a scuola, e poi anche se erano solo 5, 4, 3 richieste, comunque hanno diritto di andare a scuola. Tanta rabbia tra le mamme che vedono i propri figli soffrire per quella che viene definita un'ingiustizia ed un mancato riconoscimento dei più elementari diritti. Lui si sente emarginato dalla società, perché come tutti i ragazzi vuole andare a scuola dal primo giorno di scuola, non l'ultimo giorno, non devono essere sempre gli ultimi i nostri figli. Sono 5 anni che andiamo avanti, perché mio figlio fa il 5° e tutti gli anni si presenta sempre lo stesso problema. Noi mamme siamo stanche perché i diritti nostri non vengono mai messi in opera. Pur pagando anche noi le tasse scolastiche come tutti i cittadini, non vedo perché i nostri figli devono essere messi sempre da parte.